di Minimarcia, Selvino, non potevamo mancare, stanno arrivando i protagonisti, i personaggi della Disney, ma i veri protagonisti sono i bambini, gli adulti che sono qui oggi per festeggiare l'estate, per festeggiare questo ritorno alla normalità che vi racconteremo attraverso queste bellissime immagini. Angelo Bertocchi, siamo a 40 anni, tanti complimenti, tanto affetto. Qual è il segreto per mantenere questa magia? Ma il segreto è l'entusiasmo e la passione. Sono i due nomi vincenti e quindi io continuo, e infatti sono 40 anni che vado avanti su questa strada, quindi sono contentissimo, siamo arrivati al 40esimo, per la gioia di tutti i bambini. Notiamo che ci sono tanti nonni che fanno la mini marcia, che hanno fatto la mini marcia da bambini, quindi quella è una bella soddisfazione. Io prendo occasione per ringraziare tutti, senza fare nome a nessuno, a parte la mia famiglia, per tutti quelli che hanno collaborato in questi 40 edizioni, quindi direi che un grazie di cuore a tutti, anche agli sponsor, coloro che hanno sempre contribuito, facendo più da amici che da sponsor. Un evento che nasce dall'amore per l'altopiano Selvino Aviati. Beh, direi che è proprio quello, infatti rientra nell'estate d'altopiano simidiatico con Berti Castor, quindi io indipendente da tutto vado avanti, voglio fare per i villeggiani che sono veramente importanti per noi e quindi cerco di accontentarli, di renderli felici queste loro vacanze. Ecco, sveliamo un altro segreto magari che non è mai stato detto, com'è nata la mini marcia? Quando è arrivata l'idea di questo evento così colorato, entusiasmante? È nata dopo la marcia di Topolino, che loro facevano da anni, però hanno smesso, e io non ho fatto altro che mettergli in mano un bambino, un palloncino, e da lì è partita. E oggi siamo qua. E i palloncini sono a migliaia. E i maggiori sono qua a migliaia, la gente è tantissima e contenta e sono felice. 3, 2, 1, buona mini marcia a tutti! Insieme alla grande famiglia di Angelo Bertocchi, ovviamente i suoi figli. Manuel, la 40esima edizione, cosa diciamo oggi? Ma non riesco quasi a parlare, sono proprio un po' emozionato perché questa è una cosa che per noi a livello familiare la viviamo tutto l'anno. Quando finisce questa, vi garantisco che già questa sera lui parla di quello che sarà la prossima. Quindi per noi dura un anno questa cosa, ci teniamo tantissimo e vedere tutti questi sorrisi per noi è veramente il massimo. Abbiamo intervistato tante persone, di generazione in generazione, una magia che resta. Qual è il segreto? Io credo che il segreto sia l'essere l'eterni Peter Pan, no? Come si dice. Quindi riuscire a creare un qualcosa che ti stimoli questa voglia di restare sempre bambini. Oggi hai ragione, ho visto veramente tante persone che mi hanno ringraziato e mi hanno detto io l'ho fatta 40 anni fa, io l'ho fatta 30 anni fa. E questo fa veramente molto piacere. Fondamentale l'apporto di tutta la squadra di Angelo e di Berto il Castoro per la mini marcia. 40 anni, ovviamente Fabio non le ha fatte tutte, però insomma un po' di storico lo possiamo raccontare. Un bel numero, sì, io personalmente ne ho fatte una quindicina, credo, le ultime 15 ovviamente. È sempre una situazione abbastanza per noi stressante, però bellissima per i bambini, perché basta vedersi in giro cosa c'è di gente, gli occhi dei bambini sono bellissimi perché sono felicissimi e contentissimi. Un'atmosfera che si respira solo a Selvino, possiamo dirlo. Credo proprio di sì, una cosa così io in giro non l'ho mai vista, abbiamo anche diversi paesi turistici, però così come a Selvino io non l'ho mai vista. Ecco, dicevamo una squadra, sì. C'è anche coesione tra di voi e impegno, perché per preparare eventi di questo tipo ci vuole tanto impegno. Alla fine siamo tutti amici, è una famiglia, perché alla fine è una famiglia, andiamo a mangiare insieme, ci troviamo. È una cosa che dura 20 giorni, 2 o 3 volte l'anno, perché ci sono anche le versioni invernali, le versioni estive. Abbiamo fatto la spasso con i lupi un mese fa e
noi si sta lavorando da giugno, dei primi di giugno, proprio sul campo, la preparazione avviene prima. E poi fino a fine agosto siamo impegnati, perché poi c'è ancora una manifestazione che è quella del premio avvileggiante, e chiudiamo per il 28 di agosto e poi ci fermiamo un paio di mesi anche noi a riposare e riprenderemo per Natale, anzi per Halloween. Bambini protagonisti anche a questa mini marcia, come vi chiamate? Sofia. Federico. Quanti anni avete? 10. 8. È la prima volta che partecipate? No. Ecco, raccontateci un po' che cosa vi regala, insomma, questo evento pensato per voi. Allora, a me questi eventi piacciono tanto perché si sta un po' con la gente ora che c'è un pochino di meno Covid, è molto bello partecipare ancora. E voi di dove siete? Di Lodi. Quindi venite qua in vacanza? Sì. Ma tu ti ricordi chi è la mascotte della mini marcia? Berto, e avete voglia di vederlo anche oggi, di incontrarlo? Sì. Un appuntamento per grandi e piccini, anche grandi. Chi siete? Ciao, io sono Stefano, lui è Gabriele. Io ho fatto la prima 40 anni fa e adesso fa anche lui la prima dopo 40 anni. E di dove siete? Noi siamo di Milano. Ormai. Quindi hai poi continuato nel tempo a frequentare Selvino? Sì, 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 siamo ormai di casa. Di casa. È rimasta la magia durante i 40 anni? Assolutamente sì, è sempre il posto magico e una manifestazione magica. Un appuntamento per grandi e piccini, perché anche i grandi si emozionano alla mini marcia. Chi siete? Siamo di Magenta, mamma Erika e ma? Cinque. E oramai sono 40 anni che faccio la mini marcia. Ecco, è rimasta la magia negli anni? Sì, è rimasta, è sempre stata bella, è sempre stato un evento molto importante per Selvino, richiama tantissimi turisti e il signor Bertocchi è veramente bravo a organizzare la mini marcia. Ha sempre fatto del suo meglio e i bambini sono sempre stati contenti. Per Matilde è il quarto anno della sua mini marcia. E Berto, la mascotte di tutti, di grandi e piccini. Mascotte di grandi e piccini, vero Mati? E poi c'è Bertina. Prato la casa più di 40 anni, vengo sempre, luglio, agosto sono sempre qui. Che cosa le piace di Selvino? Ah, l'atmosfera, i villeggianti, tutto quanto, io mi trovo molto bene. Dico che la mia... Lei come si chiama signora? Silvana. È di Selvino o anche lei una villeggiante? Vengo dalla zona di Roma, ma sono amica di... Ha 98 anni la signora. Complimenti, li porta benissimo. Grazie. E cosa le piace di Selvino? Ma come ha detto già la mia amica, intanto il clima, il paese che non è il paesino di montagna, è quasi una cittadina, gli amici che ho trovato qui, insomma ci sono molto volentieri. Bene, e poi questo spettacolo di oggi, tanta gioia, lo stare in... Un'atmosfera particolare, vengono da tutta la Lombardia, siamo forti noi bergamaschi. Lara Magoni, impossibile mancare a questa 40ª edizione della mini marcia di Selvino, da assessore ma soprattutto da selvinese. Un'emozione straordinaria anche perché oggi abbiamo oltre 5.000 persone a Selvino e Angelo Bertocchi merita un grande applauso perché 40 anni di impegno, 40 anni che hanno fatto sì che Selvino diventasse famoso non solo a Bergamo ma in Lombardia e non solo. Quindi oggi abbiamo l'emozione di tanti bambini sorridenti e questa è la cosa più bella del mondo. Abbiamo raccolto anche tanti sorrisi dei nonni e dei genitori, una magia che continua e questa proprio l'entusiasmo che si respira a Selvino. Sì, assolutamente, perché come vedete il bene ha un effetto domino e si trasmette l'emozione, la bellezza di questo paese di vivere questa fiaba, naturalmente a cielo aperto. Un'associazione che nasce da un legame forte con Selvino. Quando è cominciato questo legame con Selvino? Allora, più che il legame, l'amore con Selvino è nato subito nel 2017. Quando lei è nata siamo venuti a fare una gita fuori porta, che poi è seguita subito una vacanza a Selvino e, come dico sempre, vista, comprata, piaciuta. Nel 2018 i miei genitori avevano già comprato la casa a Selvino
che è un posto veramente perfetto per noi, perché noi abbiamo 4 figli che fin da subito hanno trovato attività, giochi, amici e che stanno crescendo qui a Selvino, e per cui per noi è sempre un piacere venire e passare del tempo di qualità con loro, con tutto quello che c'è a disposizione per loro. Ecco. Un paese inclusivo, per questo l'avete scelto e per questo oggi la Mini Marcia devolverà i fondi raccolti per la vostra causa. Sì, ecco, da quest'anno siamo ancora più contenti di essere approdati a Selvino, perché grazie appunto al rapporto con Angelo Bertocchi è stato possibile attivare questo progetto di sostegno all'associazione, a GPD, che è appunto un'associazione che si occupa di persone con sindrome di Down. Per cui al di là del grande sostegno appunto all'atto pratico, ecco, del contributo che riceveremo, per noi è ancora più importante aver scoperto quest'anno un'attenzione particolare per le famiglie di persone con disabilità, con sindrome di Down, piuttosto che con altre persone, perché è proprio un paese accogliente, dove noi ci sentiamo sempre accolti col cuore e a casa. E questo si vede sui campi da sci, dove lei è stata invitata a partecipare a lezioni a misura per lei, si vede nei centri estivi in cui lei viene accolta a braccia aperte, anzi chiamata per partecipare, e si vede in tutte le realtà, in piscina, ma poi anche per strada, tra la gente, nel parco. Noi siamo sempre, devo dire, accolti con grande cuore. Questo ovviamente per noi è un valore aggiunto, per cui, anzi, mano a mano si stanno aggiungendo famiglie milanesi, che una forse ci raggiungerà adesso, poi ci sono altre che seguono il nostro schema visto, comprato, piaciuto, per cui quest'anno hanno fatto le vacanze e l'anno prossimo saranno qua per tutto l'anno con noi. Ecco. Ciao, l'anno prossimo!